ci interessa niente, cioè, vai avanti perché magari stanno producendo qualcosa che è molto più comprensibile. Cioè, l'Italia ha avuto vari decenni di riflusso rispetto alle grandi avanzate storiche, insomma, no? Di fine Novecento, cioè degli anni ruggenti dal dopoguerra agli anni Ottanta. Faccio un altro esempio, che ne so, tipo Claudio Lolli si poteva permettere di scrivere delle robe altamente politiche. Per quanto per me la musica comunque è politica, tout court, ma cioè molto riferibili comunque a degli episodi politici precisi, ed essere comunque un cantautore stimato dal movimento e riconosciuto, non lo so, comunque da una Universalmente, grossissima fetta di dalla critica, ascoltatori, esatto. Cioè De della André, pur società. scrivendo di fatto delle poesie, perché era un poeta che poi incidentalmente musicava le sue poesie, era uno che comunque è stato comunque considerato anche nella contemporaneità come geniale, no? Mentre oggi questi due nomi che ho fatto, come già ho fatto l'esempio di Andrea, ma se ci fosse anche un Lolli oggi, suonerebbe probabilmente in qualche centro sociale, cagato da 3-4 compagni, boh, per pigliarsi i 50 euro se va bene e attaccarsi Ma 2 lire per l'affitto, la insomma. domanda è per quale motivo in questo frangente storico si ritrova in questa Perché situazione? sono Secondo caduto, voi, secondo eh? me, perché ci manca il grande soggetto storico della trasformazione, che era quello che una volta ci faceva sognare un orizzonte diverso di società. Cioè, oggi Cioè, l'Italia è un... concretamente. Ma concretamente, cioè, non è che... Cioè, concretamente non è che ti posso dire, che ne so, quel partito, quel movimento, però erano tutte queste istanze qua, che erano le istanze che uscivano dopo la guerra, che facevano sì che il paese, secondo me, avesse un orizzonte di fronte e lo immaginasse, ok? Cioè, almeno la parte, diciamo, anche maggioritaria, secondo me, del paese. Oggi la parte maggioritaria del paese è una parte rassegnata, completamente svilita, completamente, secondo me, svuotata dai dogmi comunque che le sono stati inculcati dalla televisione, da un certo tipo di media, e adesso azzerata dal fatto di sentirsi comunque protagonista in un mondo, che è quello digitale, dove in realtà non è protagonista di un cazzo, cioè nel senso dove ci puoi essere, ma come tutti gli strumenti, non è che se scrivi su Facebook quello che dicevi al bar del paese sei una persona migliore, soprattutto se scrivi e dici certe cose, anzi, secondo me sei anche una persona probabilmente peggiore, perché regali un messaggio d'odio il più delle volte a tutto il mondo e non solo a quei quattro beoni, insomma, che ti ritrovavi di fianco al bar. E quindi, secondo me, questo momento storico, cioè di rassegnazione, dove le persone si mettono molto più facilmente gli uni contro le altre, facendo questo conflitto orizzontale tra poveri e poverissimi, e non un conflitto verticale tra oppressi ed oppressori, perché cioè, io continuo a dividere il mondo in oppressi e oppressori, cioè, insomma, io c'ho questa filosofia qua, mentre Ma esiste, comunque... gli oppressi realisti esistono proprio, Beh, purtroppo. gli oppressi esistono, indubbiamente. Il Anzi, problema è che oggi crescono pure. il capolavoro comunque degli oppressori è stato farsi adorare dagli oppressi. Cioè, banalmente, se volessimo, secondo me, faccio una battuta, oggi in Italia c'è la dittatura del proletariato. Ok? Aspetta, Oggi non c'è. no, aspetta, c'è la dittatura del proletariato. Il problema è che il proletariato è un proletariato che vuole. Ok, cioè comunque ha sdoganato il fascismo, ha sdoganato l'odio, eccetera. Cioè c'è questa dittatura, ma fondamentalmente non è una dittatura illuminata come quella che si sperava quando appunto c'era un orizzonte in cui si diceva proletari tutto il mondo Vabbè, unitevi, è lavoratori. una pseudo, Esatto, ti dico, perché cioè, in Italia c'è Repubblica esatto, cioè i Democratica, proletari comunque, i poveracci, italiani. chiamiamoli così, tutti quelli che speravano fino a 2 generazioni fa di migliorare la propria vita, e spesso e volentieri l'hanno migliorata, cioè nel senso delle condizioni dell'Italia negli anni 80 erano indubbiamente migliori di quelle dell'Italia negli anni 50, con tutte le storture, le difficoltà, le eredità pesanti, insomma, no, che ci tiriamo dietro ancora oggi. Però fondamentalmente quella gente appunto sperava in un'avanzata, e l'ha anche conquistata, insomma, no, delle Sì. cose, mentre oggi non c'è più quella speranza là. La speranza a me non è che mi piace Quindi tanto il come ruolo termine. della musica diciamo, è venuto a Il ruolo mancare, della la musica, per trasformazione. ricollegarci, ok, non avendo più quella colonna portante nella società, ed essendo espressione di una cultura, del substrato, di tutto quello che è società, si è semplificata anch'essa. Per cui, cioè, invece di essere appunto Lolli che scrive
Anna di Francia, ho visto anche gli Zingari Felici, oggi abbiamo i gruppi che fanno la musichetta, che potrebbe essere... Beh, che già nel senso che quello poi, vabbè, cioè, cioè, qua è però apriamo un'altra parentesi che ce l'hanno domani, anticonformista, però cioè, comunque, cioè, nel senso che anche oggi l'anticonformismo ci deve vedere appunto quanto è imbrigliato nelle comunque logiche delle è major. imbrigliato nel talent anglofono, diciamo così. Mettiamolo così. E quindi boh, cioè mo adesso l'abbiamo fatta lunghissima, quindi non so se coi Vai, tempi. vai, vai. No, io vado, è un problema Sì. che. Cioè, Negli interrogatori devi dare gli schiaffi per far parlare la gente, quindi No, no, io se cazzo, fossi farei un altro giro e poi no? Ma chiudo. infatti potremmo fare un altro giro per fare dei saluti e poi la concludiamo, direi, no? Che dite? Io vedo il maestro Zuppa che è in attesa comunque del suo turno in maniera quasi spasmodica, potremmo dire. Glielo passiamo il microfono al maestro Zuppa. Io invece, per rilacciarmi a quanto dicevo, penso che la società sia diventata più distratta e più isolata, che è una grande vittoria se ci pensi, per chi vive sotto l'effigie del divide e t'imper ancora, no? Per il semplice fatto che oggi ti basti da solo con la tua pagina Facebook e quant'altro. Sono tutte cose utili, la tecnologia secondo me è utile, va utilizzata perché aiuta realmente a diffondere, a restare in contatto e quant'altro, ma bisogna utilizzare la tecnologia, non farsi utilizzare dalla tecnologia. E oggi purtroppo la musica ha un ruolo diverso, perché intanto un tempo dovevi andare ad un concerto, prestare attenzione a cosa succedeva sul palco, oggi mentre sei a un concerto il tuo cervello è abituato a subire tanti impulsi continui, quindi non ti basta più solo il concerto, devi nel frattempo andare a Ci vedere vai chi ha anche postato per cosa, vai per fare la foto e far vedere che ci sei, per comunque per una soddisfazione del tuo ego, invece un tempo era più per una soddisfazione di una necessità, che era quella di conoscere, di confrontarsi, che poi secondo me è la vera necessità che una persona dovrebbe continuare a perseguire, il fatto di trovare altre persone, entrarci in contatto, e parlarci e viverle. Quindi non in maniera passiva, ma davvero. Quindi l'appello, se c'è da lanciare un appello per me, è quello di continuare ad andare in giro a suonare e continuare ad alimentare realtà come queste, come quelle che abbiamo incontrato in questo percorso, che aiutano le persone a far fare questo lavoro. Quindi è quello di portare la musica in giro e far sì che qualcuno sotto al palco balli, batte le mani e magari attacchi il bottone con qualcun altro. Quella è la realtà, fanculo i social, da quel punto di vista. I social serve per divertirsi, no? Perché noi poi cazzeggiamo, facciamo contenuto, no? Ma è soltanto un modo per cercare di restare vicino alle persone e far vedere che noi in realtà ci stiamo divertendo e poi ci vediamo sotto al palco, insomma. Guarda, Prima di finire il giro, cioè proprio, cioè io penso, cioè se io fossi il capo dell'Italia, cioè così, mettiamo domani, risvegliamo e vengo eletto per caso capo dell'Italia. E questa è una cosa che diceva molto importante lui, no? Andiamo ai concerti magari per trovarci con gli amici, eccetera. Cioè comunque la musica fondamentalmente avrebbe un ruolo collante, come l'ha avuto per tanti anni e decenni, no? Cioè quello della socialità, cioè dell'uscire da questa atomizzazione digitale ed entrare in un posto poi reale per ascoltare qualcosa, non solamente magari per registrarsi e dire che sei stato là. Ma cioè, quello che manca oggi, una cosa su cui riflettevo un po' di tempo fa, è leggere il fatto che, per dirti, le case di produzione delle chitarre sono in crisi. Non è che sono in crisi perché le fanno schifose, ma perché se ne vendono infinitamente di meno. Giusto, no? Maestro, Perché io confermi. non Perché posso comprare tutto non ne puoi comprare una settimana, lo so, però comunque fondamentalmente. Perché c'è tanta, c'è anche tanta gente in meno che vedeva una volta, cioè comunque pigliare uno strumento come un momento di emancipazione, cioè rapportarsi alla musica come un insieme che potesse comunque portarlo più in alto rispetto a quello che era. Cioè io fossi capo dell'Italia domani, per dire, aprirei rappresentante. delle grossissime, sì, ma no, ma proprio capo assoluto intendo, cioè Nel comunque una delle senso. prime robe, ovviamente sarebbe una dittatura illuminata la mia, Vabbè, ci quindi mancherebbe, cioè un po' di treni probabilmente partirebbero, però con quelli che dico io, ma con calma, tanto poi cioè, quelli li facciamo partire in un orario sicuro. E aprirei delle gigantesche scuole popolari di musica.
Cioè, farei comunque, cioè credere, oggi un po' ci provano questi licei musicali, cioè è vero che ci sono i conservatori, ma rimane secondo me una roba di elite. Io cioè farei proprio una gigantesca scuola popolare di musica, una in ogni paese. Un appello che si può lanciare pure proprio al governo italiano. So che cambierà poco. La ministra, ecco, dei, c'è un ministro. Dei 5, del... non lo so. Cioè, ci sarà un ministro. Sì, del mio, mi risulta difficile credere che ci sia uno capace di capire. Senso... risulta difficile capare che capo, che, no, che, pensare che. Sì, sì, no, ma intendo. Qualcuno cioè, che sta che insomma, che in ascolto. Qualcuno in ascolto potrebbe insomma pensare a questa proposta per risollevare le sorti del paese. Perché poi fare musica, ascoltarla, è bello. Sì, sì. Cioè, comunque, al di là di quale musica fai, ecco perché ti dicevo prima, no, tu hai detto Achille e Lauro, ma comunque a me ha fatto anche piacere vedere uno così di fronte ai Soloni di Sanremo. Sì. Perché capito, comunque era uno schiaffo. Poi sì, c'è tutto dietro ovviamente il mercato, era ovviamente spinto, cioè è quella sovversione che viene imbrigliata comunque anch'essa dentro comunque delle logiche mercantilistiche, ma poi di fatto almeno ai ben pensanti che erano là da casa o a, con le madamine in prima fila, comunque uno schiaffone gli è arrivato a vedere quello là, no? Sì. E quindi in ogni caso ben vengano episodi del genere. Poi non è ovviamente uno dei miei generi musicali preferiti e non farei mai quel tipo di musica, però ci sono quasi 20 anni di differenza insomma tra la mia età e la sua, quindi ci sta anche, cioè come dire, c'è cioè uno degli anni 50 non è che poteva fare, no, per dirti, musica classica per forza, perché fino a 40 anni prima, 30 anni prima era quasi l'unico mezzo di espressione. Comunque niente, Alessio, tu come la pensi sulle scuole di musica popolari? Dunque, questa è una proposta ottima che tira fuori Gigi, perché no, la musica è un valore universale, si diceva prima, è un linguaggio universale, no? Quindi non deve essere elitaria, un'elite, la possibilità per pochi, ma deve essere alla portata di tutti. Questa è una cosa... per più, cioè, musica nelle scuole, da elementare, assolutamente, dai, noi purtroppo... Tutti strumenti, non solo il flauto, basta flauto, no, basta nel senso flauto traverso, flauto dolce, neanche l'autobus. ma quello non si può non fare, quindi non è un problema, ma in realtà no, il fatto che comunque si sia un po' svalutato il valore universale della musica come dell'arte in generale, quindi effettivamente si è commercializzato, cioè la cosa, il problema grosso è che l'arte si è vincolata al concetto capitalistico della vendita, no? Ma non si può pensare di vendere arte come si vendono non so, utensili, i violini stradivari, insomma. Beh, noi abbiamo eccellenza anche a livello di produzione. La Cremona, del consorzio, sì, della cooperativa di Cremona. Sicuramente abbiamo una scuola di lutteria, diciamo, Stradivari, Guarneri, sicuramente. Però il fatto che diceva Gigi delle scuole è importante, ma ancora più importante è il fatto che mi viene in mente una canzone di Niccolò Fabi, no? Che dove parla pure, lui la chiama egomania, no? Questo fatto che spiegava anche il maestro Zuppa prima, di essere ognuno a questa maniera di protagonismo, no? Se uno, la tecnologia deve essere uno strumento che deve essere usato in modo illuminato, diciamo, no? Non deve diventare un fine, per cui qualsiasi cosa deve per forza essere assoggettata al fatto che devo immortalarla, devo essere protagonista sempre e comunque, no? Deve essere un noi e non un io. Ecco, Niccolò Fabi in questo pezzo parla proprio dell'ego, della modernità, che comunque ha portato a una serie di degenerazioni. E nella musica comunque anche lì ha patito un po' di questo. Cioè viene il fatto di dover arrivare prima ancora di avere un contenuto o qualcosa da dire. Cioè se uno non ha delle cose da dire, non per forza deve per forza fare una strada musicale, no? Può farne altro. Se uno invece ha delle cose da dire, è molto bello che provi a dirle, quindi questa è la prima cosa. E poi mi riferisco poi alle etichette, ai media e alle major. Chi produce arte deve prima di tutto pensare, tanto capirne e saperne di cosa sta producendo, di cosa sta vendendo arte. Se io devo vendere delle macchine, sono un concessionario di automobili, devo essere competente nel mio settore. E questo deve succedere anche nell'arte. Purtroppo spesso non succede questa cosa qua. Spesso sono figure commerciali, potremmo chiamare economisti, no, moderni, che non hanno una vaga idea di cosa sia un valore artistico di un qualsiasi, insomma, appunto, cantante o comunque artista. Quindi io però sono sicuramente d'accordo con la proposta di Gigi di aumentare le scuole popolari e di portare la musica e portare la curiosità in tutti, nelle persone, di avvicinarsi alla musica. È un ottimo strumento di socializzazione, di espressione personale, e quindi
che poi è una cosa che avviene nell'arte in generale. Quindi speriamo, insomma, abbiamo degli elementi al governo che non proprio vanno in quella direzione, ma speriamo che si possa cambiare. No? Sì, no. No, diciamo, lanciamo un appello per assolutamente. La musica, diceva Nietzsche, è una categoria dell'anima, quindi deve essere mantenuta come tale. Invitare proprio nell'arte a apprezzare il mondo. Assolutamente, non dobbiamo svalutarlo. Assolutamente. E adesso passo il microfono al mio compare di ritmica, mitico Max. Allora, prima di tutto, se volevamo dare risalto alla Valle del Tevere, penso che mezz'ora, con tutto quello che abbiamo detto, se non arriva la polizia, quindi diciamo che come band siamo riusciti a, prima di tutto, dare risalto a Bandini. Oh, pronto, siamo la polizia, dove state che dobbiamo arrestare? No, guarda, l'Eurospin, ci becchiamo l'Eurospin. Ma sei aperto? Quindi prima di tutto io ringrazio Elettri TV e insomma Bandini, questi ragazzi con cui sono in giro, perché siamo riusciti veramente a dare risalto un po' a quello che è il progetto che ci sta portando a spasso e alle realtà che ci ospitano, come in questo caso la bellissima Valle del Tevere. E sono d'accordo sulla proposta della mega scuola musicale, ma perché sono in profondo dissenso invece con quello che è stato detto dell'universalità del linguaggio. Cioè, secondo me, io sono di quella filosofia che la musica non è un linguaggio universale. E la musica è un linguaggio, come ogni linguaggio, va studiato e imparato per poterlo riprodurre. Ed è il motivo per cui, secondo me, siamo anche qua a spasso con Gigi. Perché quando un cantautore come Bandini scrive dei testi in cui la musica deve dare valore in più, il cantautore è sempre quello che in un testo ha più chiavi di lettura, no? E quindi bisogna essere educati ad ascoltare, a percepire e a replicare quello che insomma si può nascondere in una canzone. Quindi la scuola di musica non serve perché è una cosa universale, ma serve perché più persone possano imparare a fare questa cosa. L'educazione all'ascolto è affinché io possa sì capire quello che una persona sta facendo e capire se dentro di me c'è una briciola, un qualcosa che anch'io posso esprimere. Certo, diversamente da ognuno, senso, ma universalmente, sì, certo. Arriva nei cuori, anche in modo indiretto, ecco. Cioè, ti arriva proprio l'emozione, in quel senso universale, mio nonno, perché... Per quello sì, assolutamente, quindi insomma... Invece per il salutando, diciamo, per il futuro, quale prospettive e poi... Ma io ho avuto l'immenso onore, insomma, di essere il bassicante di Bandini. Io mi auguro di contribuire ancora alla sua musica, insomma. Ah, non te l'hanno detto? No, ditemelo dopo. Cioè, io mi auguro questo, insomma. Quindi adesso mi sto già preoccupando, vedi? Io mi auguravo questo, insomma. Tipo le serate, cioè, prossime eventi. Max, il tuo futuro è già finito. No, insomma, mi auguro questo, insomma, che quello che stiamo facendo con Bandini sia solo una goccia di tutto quello che tutti possiamo fare nel cantautorato italiano oggi, perché ce n'è bisogno. Mi associo completamente a Max, mi auguro assolutamente, penso che possiamo accompagnare Gigi nel suo percorso da cantautore, non ho saputo anch'io, ma aia, e comunque nel portare avanti le sue idee musicali, i suoi testi, perché ha delle belle cose da dire, secondo me, assolutamente. Il progetto futuro è fare quello che si faceva in passato. Fare canzoni e portarle in giro. E suonarle bene, punto. È quello. Dopodiché tutto il resto è giustamente una fase dei tempi moderni che ci sta, quello che abbiamo detto appunto della condivisione e quant'altro. Certo. Ma l'obiettivo futuro è fare quello che si è sempre fatto, perché la musica si diffonde tramite le persone. Il nostro obiettivo è... seguirci, perché appunto ci sono ovviamente tutti i vari contatti, Facebook e quant'altro, in questo momento c'è un disco in lavorazione, adesso poi ce ne parlerà un attimino Gigi, ma quello che è l'obiettivo finale è proprio quello di andare a lavorare su nuovi brani e portarli in giro. Vabbè, allora, futuro, diciamo, secondo me, a sto giro lo faccio breve, prometto. È già roseo, perché comunque avere delle persone che, non dico lavorano, perché a me questo verbo mi piace poco, però che condividono insomma un percorso musicale con te, che come speranza, anche là, o come obiettivo per il futuro, abbiano quello di poter continuare a fare questo lavoro qua, secondo me è già una cosa iper positiva, molto
anche emozionante, insomma, no? Perché comunque per tutto quello che dicevamo prima, portarsi in giro, fare le cose insieme, per me è importante. Cioè io do il meglio in situazioni dove mi sento a casa, dove sto bene con le persone, quindi non potrebbe essere altrimenti. Più praticamente, come si diceva, si continueranno a scrivere le canzoni. In realtà alcune di quelle che abbiamo scritto, che sono tantissime, sicuramente entro l'anno verranno incise. Abbiamo insomma un doppio progetto in ballo, che è quello di creare un disco molto acustico, registrato praticamente quasi, possiamo dirlo, in presa diretta, per presentare alcuni brani e concludere i lavori invece di studio in un disco che è già più suonato, insomma, che poi verrà fuori a fine anno, in modo da arrivare con un bel po' di materiale che poi ti giriamo così quando vuoi proporre, insomma, ai tuoi ascoltatori. LTTV è a disposizione, come lo è stato oggi, e di questo siamo solo felici. Dico solo, vabbè, se qualcuno nel frattempo ci volesse seguire, insomma, la mia pagina è quella che è taggata nel video, insomma, di LTTV, Bandini, su Instagram, altro strumento del demonio, ci potete trovare come Bandini.